Ciao, sono Maurizio e Tolettando Tolettando, oggi parliamo di stripping. Se avete visto altri miei video, sapete che quando parlo di dorettatura non separo mai la pratica dalla teoria. Cominciamo a capire cosa vuol dire stripping, vuol dire spogliare. In tolettatura si riferisce a quel particolare procedimento che il tolettatore esegue sul manto del cane togliendo manualmente il pelo morto. Si possono usare coltellini adatti, oppure una pietra pomice o anche le sole mani. Questo è uno slanatore, questi sono coltellini da stripping. Un pettinino a denti fitti, guanti, polveri, ognuno dei quali ci aiuterà a rimuovere il pelo non più vivo e non più attaccato al bulbo. Vediamo adesso su quale tipo di manto è consigliato effettuare lo stripping. Si esegue su soggetti con manti ruvidi, ispidi, duri, come quelli di varie razze e di alcuni meticci. Se per i meticci bisogna avere un po' di esperienza e pratica per riconoscere che è possibile tolettarli in questo modo, per le varie razze il compito è un poco più semplice. Per esempio, quasi tutti i terrier sono oggetto di questa pratica e in generale parecchie razze di cani da lavoro, mi vengono in mente gli Schnauzer, ma specialmente i cani da caccia. Perché i cani da caccia? Durante l'attività venatoria entrano ed escono da frasche, scontrano alberi, pietre, arbusti, rovi, entrano nelle tane e proprio quel pelo duro e ispido protegge egregiamente la loro pelle e il loro corpo. Un breve inciso, lo stripping è una tecnica per soli esperti, ci vuole un bel po' di pratica per eseguirlo a regola d'arte. Io mi rivolgo ad aspiranti tolettatori, ma se tu che mi ascolti vuoi effettuarlo sul tuo fido, vacci con i pieni di piombo. Non è impossibile imparare senza una guida, ma certamente lo sconsiglio. Torniamo alla tecnica. Durante lo stripping il cane non sente alcun dolore, anche se i soggetti particolarmente attivi potranno essere infastiditi. Normalmente il tolettatore entro pochi minuti saprà calmarli e il cane sopporterà questi 20-40 minuti di trattamento. Se fatto bene e al momento giusto, il cane ne trarrà un beneficio per la sua pelle e verrà preparato per un manto nuovo e robusto. Quindi abbiamo detto fatto bene e al momento giusto. Lo stripping si esegue dopo una leggera slanatura del sottopelo che ci offrirà un manto meno folto e con i peli in sede, uno accanto all'altro e non intrecciati. Potete vedere nel video a lato di cosa parlo. Io nel mentre vi faccio questo esempio. Prendiamo delle cannucce colorate e paragonateli ai peli del vostro cane. Quelli verdi sono quelli che sono appena nati, quelli arancioni sono quelli vivi e robusti e quelli viola sono quelli morti. Più sotto ancora c'è quel sottopelo, gli elastici gialli, che dobbiamo preventivamente alleggerire con pettine fitto o slanatore. Ora vediamo che formano una trama fitta e caotica. Il nostro compito è quello di pettinarli. Ecco qua. Li pettiniremo, togliere qualche eccesso di lana col pettine o con lo slanatore, lasciare quelli vivi, i bastoncini verdi e gialli, e infine togliere i peli morti, i bastoncini rossi. Non farai fatica a notare che quelli appena nati sono poco visibili perché coperti da quelli vivi e morti, e questi ultimi sono più in alto dei primi due, quindi più facili da tirare via. Noi dobbiamo tirare via questi, che sono morti. Ora scegliamo l'attrezzo di aiuto che vogliamo usare. Dico di aiuto perché nessun attrezzo potrà sostituire nella presa del pelo le nostre dita. In pratica, qualsiasi attrezzo potrà fornirci una presa migliore, ma potremo eseguire lo stripping solo con le dita della mano. Quindi, con calma e perizia, dobbiamo spogliare il manto del cane da tutto il pelo morto, ciocca dopo ciocca, facendo attenzione a far riposare il cane ogni tanto. Il risultato che vogliamo ottenere è un manto spoglio del pelo morto, pronto a irrobustirsi in un ciclo naturale e continuo. Finito lo stripping, faremo un bagno al cane con uno shampoo lenitivo, lo asciugheremo e eseguiremo il trimming finale secondo lo schema che definisce quella razza in particolare. Ovviamente, se abbiamo un cane meticcio, consiglieremo il proprietario per dare una linea armoniosa e soprattutto pratica. Il primo stripping si esegue in maniera leggera verso il quinto-sesto mese e successivamente 3 o 4 volte l'anno. Ma tra uno stripping e l'altro dobbiamo controllare il manto e, se possibile, eseguire un trimming intermedio in modo da avere sempre un cane bello e ben rifinito. Ma le due domande più frequenti che ricevo da anni dai proprietari sono queste: Maurizio, ma bisogna proprio farlo? La risposta è sempre la stessa ed è sempre accompagnata da una veloce e esaustiva spiegazione. No, non è assolutamente necessario eseguire lo stripping su un soggetto che ha un manto a pelo duro.
In generale, i cani da lavoro e in particolare i cani da caccia, che effettivamente svolgono mansioni adatte alla loro razza, trovano beneficio dall'avere un manto preparato alla loro attività. Penso ad esempio a un cane che fa la guardia ad una proprietà, che magari ha un bosco adiacente, che per la sua natura ama proteggere la sua dimora in inverno come di estate. Avrà bisogno di una giusta coltre di pelo e sottopelo e che sia di ostacolo a umido, brina, pioggia, calura. Avrà bisogno inoltre di quel pelo duro, ispido, durante la sua naturale attività di ispezione del suo ambiente. Questo proteggerà il suo corpo dagli urti, evitando contusioni, graffi, lacerazioni. Penso anche al cane da caccia, che durante le battute si infila ovunque, qualche volta affronta anche animali selvatici e che magari è costretto a dormire in giacigli scomodi e inospitali. Il manto di questi cani sarà coibentante, idrorepellente e spesso. Ma torniamo alla questione della necessità assoluta di effettuare lo stripping. Se il soggetto è uno di quelli appena presi, per esempio, credo che sia utile e vantaggioso. Ma se non fosse un cane da lavoro, sarebbe ancora necessario farlo? No, lo ripeto, necessario? No. Ma la maggior parte delle volte è utile. Anche il cane di casa gioca con altri cani, si rotola al parco, si butta nelle pozzanghere e urta contro alberi e pietre. Certamente il paragone tra loro e quelli che lavorano è evidente. Nel primo caso avremo molte più avversità che nel secondo, ma sarà certamente utile anche al nostro figlio, anche se al ritorno dal parco si infilerà nella sua comoda cuccia. Facciamoci allora un'altra domanda. Cosa succede se non eseguo lo stripping? Se lasciamo che il pelo venga perso in modo naturale senza nessuna nostra azione, avremo il cane da lavoro che perderà il pelo morto durante la stagione di caccia, proprio per effetto del continuo sfregamento con la natura che lo circonda, quindi avremo ugualmente un effetto stripping. Nel caso del cane casalingo invece avremo un manto che nel tempo potrà essere meno robusto e potrebbero comparire alcuni fastidi alla pelle. Per questo argomento rimando ovviamente alla competenza del veterinario di fiducia. Ma allora, quali sono le alternative allo stripping? Un'alternativa, lo abbiamo appena visto, è non fare nulla, con i pro e i contro appena detti. Un'altra alternativa è la tosatura. Immaginate di avere il vostro cane che assomiglia a un orso e che quando torna dalla sua passeggiata lo dovete spazzolare e strigliare e magari asciugare. Beh, so che molti di voi sanno di che cosa parlo, che fatica. La tosatura, eseguita bene, alleggerisce il manto e soprattutto d'estate concede al cane un po' di sollievo dal caldo e ci aiuta a tenerlo più pulito e in ordine. La tosatura però ha alcuni effetti negativi sui manti ruvidi. Il primo ha rilevanza esclusivamente estetica. La pigmentazione del manto perde vigore, in pratica sbiadisce, ingrigisce e il manto comincia ad assumere un aspetto più ondulato se non riccio. Il secondo effetto è sicuramente di impatto diverso. Il manto perderà la sua naturale durezza e ruvidità, sarà morbido al tatto, molto simile alla lana e perderà la proprietà idrorepellente. Quindi la pioggia e l'umidità filtreranno bagnando la pelle del cane. Il terzo effetto, irreversibile, è che il manto sarà soggetto tosatura dopo tosatura a un ricambio del pelo esiguo. In pratica non ci sarà più un ricambio del pelo costante. Nella pratica, con evidente compiacimento di alcuni, il pelo rimarrà ben attaccato al bulbo e non si vedranno più peri per casa. In questo caso però il manto avrà più feltri e nodi da sciogliere. Finisco dicendo che personalmente vedo di buon occhio entrambe le due tolettature. Sia lo stripping che la tosatura hanno, come avete visto, pro e contro. Aggiungo che, se allo stripping eseguito a regola d'arte segue più di una volta una reazione cutanea avversa, preferisco di gran lunga optare per la tosatura. Stessa cosa vale, per me, se parliamo di cani anziani o, per qualsiasi motivo, deboli o particolarmente avversi all'esecuzione dello stripping. Ed ora la domanda che mi fanno gli aspiranti tolettatori. Quanto ci vuole per imparare? Come per tutte le tecniche manuali, bisogna armarsi di pazienza, non bisogna andare di fretta, non c'è nessun motivo di scoraggiarsi se le prime volte riusciremo a tirare poco e male il pelo morto. Con impegno e sensibilità verso il cane raggiungeremo presto un ottimo risultato. Seguite i consigli del vostro coach e avrete vere soddisfazioni. Ah, non dimenticare, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace con un clic sul pollice in su e se vuoi iscriviti al mio canale, così lo farai crescere e potrò farne altri per te. Se vuoi farmi domande, scrivile qui sotto nei commenti, cercherò di rispondere velocemente. Qui sotto troverai anche i link del mio sito toilettaturacorsi.it.
e quelli degli altri social. E tolettando, ti aspetto al prossimo video.